Signori, per concludere la settimana Secutor, chiudiamo con due incredibili berrette. Sono veramente molto interessanti e hanno una features interna che potrebbe stupirvi, soprattutto se siete fan del realismo. Le avete viste nella thumbnail, le avete viste adesso, sigla che poi partiamo. Le due pistole di cui andiamo a parlare oggi sono quindi due berrette. Per tutti i fan di War questo sarà un momento topico, per tutti i fan miei questo sarà un momento meh. In realtà vi devo dire che anche da non grandissimo fan di Beretta queste due pistole sono veramente veramente ben fatte e mi hanno un pochino preso, ve la metto giù in questi termini. Ve le faccio vedere da vicino, vi avverto già che questa recensione non sarà tanto incentrata sugli interni in quanto sono pistole abbastanza normali, a parte per una particolare feature che ho apprezzato particolarmente, ma un pochino di più sugli esterni, sulla comodità in mano e nell'utilizzo e un paio di altre feature sempre appunto di custom, se così si può definire. Partiamo parlando della Bellum 2, ovvero questa versione. Questa non è la versione normale, ma è una Bellum 2 custom, come possiamo notare dallo spegnifiamma, tanto per cominciare, che è veramente una delle robe più fighe su questa pistola, e ovviamente anche dai dorsalini, dalle guancette qui. Sono veramente molto fighe e hanno un pattern veramente molto particolare, per quanto abbia un piccolo problemino di cui parleremo dopo. La base è una Beretta 92 classica, come potete vedere, quindi non è una M9A3, non insultatemi nei commenti, non ho deciso io di utilizzare questo modello, ma è veramente molto comoda. Devo dire che l'unico piccolo problema nell'impugnatura che io continuo a riscontrare sulle berrette è che è un pochino molto larga rispetto a Glock, però non è un grosso problema, vi abituate abbastanza presto a tenerla in mano senza nessun tipo di problemi. Peso estremamente realistico, è una pistola abbastanza pesante anche perché è full metal, quindi completamente in metallo, e ha un caricatore veramente molto carino, devo dire. È ovviamente a CO2, ma l'attacco della bombola è coperto da questo culetto, da questa fine appunto del caricatore che va a coprire l'inserimento della bombola, quindi è anche abbastanza realistico. La pistola quindi è a CO2 e questa cosa è molto importante. E ve lo dico adesso, anche se non abbiamo ancora finito di parlare degli esterni, qual è la feature interna particolare. Queste due berretta sono state modificate in modo tale che il rinculo che l'arma dà sia estremamente forte, per simulare, perché non arriva a poter essere paragonabile a un rinculo vero, però simulare appunto il rinculo che dà lo sparo sparando con questo genere di armi. È veramente molto figa, soprattutto se siete fan del realismo come me, e devo metterla giù alla veloce perché mi sta partendo un attimo il trip, anche perché la berretta è l'arma di Raven Black Lagoon. Non dimentichiamocelo. Tra le varie cose che mi sono piaciute tantissimo sono le scritte vicino alla sicura, che come potete vedere ha scritto Pax sulla posizione della sicura sopra il bollino rosso e Bellum se la andiamo a tirare su, perché appunto Bellum indica guerra, quindi se non è insicura si fa la guerra, se è insicura c'è la pace. Ho anche messa male, ecco. Molto molto figa, tutte le leve e i tasti sono posti esattamente dove dovrebbero essere, è anche molto comoda sinceramente da impugnare, sapete che non sono un grande fan. L'unico problema di questo modello, oltre al fatto che sono abbastanza ciccione nell'impugnatura, ma questa è una caratteristica di Beretta normale, è il pattern che hanno scelto di utilizzare nelle guancette. Questo è veramente fastidioso sulle mani, bello probabilmente esteticamente. E lo fanno i militari tipo più qualificati in assoluto su qualsiasi pistola. Va bene, rimane che mi fa cacare. È veramente fastidioso a mio avviso, è veramente spiacevole, soprattutto se sparate senza i guanti, ma c'è un motivo per questa cosa. Questo pattern in particolare è stato pensato per sparare con un'arma vera e con i guanti. Mi ha fatto piacere War, che ha cercato di inchinarsi per non apparire in inquadratura, ma è apparso lo stesso. Cioè, proprio un giandlone. Questo pattern quindi è copiato ed è emulativo sostanzialmente di quelle vere, ma per noi che giochiamo soft air trovo sia carino, forse per il realismo, ma molto impratico, soprattutto perché tendiamo a sparare spesso senza i guanti, non è così essenziale. Non mi ha fatto impazzire, per quanto esteticamente e realisticamente molto bello, ma opinione mia, siete liberi di dirmi su nei commenti. Un'altra cosa che ho adorato è la canna interna, sostanzialmente quella su cui si muove poi tutto il carrello, molto molto bella, che rimane ovviamente ferma insieme allo spegnifiamma lì in alto, di un colore diverso che stacca veramente molto bene. La Beretta è veramente bella per questa features, non ho niente da dire al riguardo. Ah, piccola parentesi, in confezione trovate anche le guancette pulite, quindi nel caso queste non vi piacciono le potete andare a sostituire.
seguire. Quindi, come detto, è un punto in meno, ma così, giusto per essere corretti, l'ho incluso. Cane ovviamente funzionante, quindi quando poi andiamo a sparare questo si va ad abbattere e possiamo andarla a caricare per accorciare appunto la corsa del grilletto, come in tutte le Beretta. Tasto di sgancio del caricatore, sempre piacevole, sempre comodo, devo dire che sulle Beretta funziona veramente bene e vi permette di tornare in puntamento molto velocemente. Lo spegnifiamme è un altro di quei punti a favore di questa pistola, che trovo essere veramente molto bello e dà un tocco di incazzatura ulteriore a questa pistola, anche abbastanza realistico. Si attacca direttamente sulla coprifilettatura 14 che c'è appunto su tutte le Beretta, si può andare a rimuovere poi successivamente per andare ad attaccarci sotto il silenziatore. Se questo qui si svitasse sarei più contento, quindi volendolo potete andare a rimuovere senza nessun problema. Abbiamo parlato prima di loghi, c'è questo qui bellissimo, si vi spaccia in Parabellum. Sì, la mia squadra si chiama Parabellum, sì, dovrei comprare questa pistola. E dall'altra parte ovviamente il logo Bellum 2, compreso anche di numero seriale che potete trovare lì in basso. Veramente molto bella, devo dire che sinceramente tra i vari loghi delle varie compagnie che sono in giro, quelli della Secutor sono i migliori. Ovviamente funziona CO2, ovviamente come ho detto scalcia per bene, ovviamente è possibile andare a regolare l'op-up come su tutte le altre Beretta, ovviamente funziona e spara veramente molto bene. L'unico piccolo problema è che sia l'op-up ma si deve andare a regolare da dentro, quindi smontando il carrello con una brugola, ed è abbastanza macchinoso. Purtroppo Secutor sulle pistole ha questo impedimento e sconfido che prima o poi lo risolverà. Finito di parlare della Bellum 2 Custom, passiamo alla Bellum 10. Questa invece è la Bellum 10, molto più sobria se vogliamo rispetto all'altra, l'ho preferita perché ha l'impugnatura un pochino meno panciuta rispetto alle altre, ha tutte le medesime caratteristiche della Bellum 2, fatta eccezione per un paio di cose. Prima di tutto i dorsalini li possiamo trovare non customizzati, sono ovviamente un pochino più alti, un pochino più grossi rispetto all'altra, li trovo sinceramente più carini per quanto abbiano molto meno grip rispetto all'altra versione. Il logo principale, ovvero Bellum 10 a questo giro e non Bellum 2, non troviamo il rompifiamma come nell'altra pistola, troviamo però per fortuna la scritta Bellum e pace a seconda di dove andiamo a posizionare la nostra sicura, troviamo sempre un Civis Pace Parabellum, tra l'altro cosa che non avevo detto prima, la sicura ovviamente è ambidestra, quindi possiamo andarla a mettere da questa parte o dall'altra, quindi per tutti noi mancini maledetti è un piacere, e anche il tasto di sgancio del caricatore che può essere andato a spostare è messo da questa parte qui. Il caricatore è sempre a CO2, sempre con il culetto che si può andare a rimuovere per svelare il buco della bombola, molto apprezzabile, e queste sono le differenze sostanziali. Sinceramente una versione forse più realistica, più normale, con meno fronzoli rispetto all'altra versione, e ha sempre quella caratteristica che ho adorato su questi modelli, ovvero del rinculo secco e importante e pesante, che penso distingua questo genere di modelli. Anche qui purtroppo l'op-up è macchinoso da andare a settare, purtroppo su queste pistole bisogna farci la pace, ed è completamente in metallo, cosa che ho apprezzato veramente tanto perché in mano vi sta veramente molto bene. Non ci sarà il War Rage a questo giro per un semplice fatto: queste pistole sono molto belle. L'unica parte negativa, come abbiamo detto, è la regolazione dell'op-up, che purtroppo è molto molto macchinosa, e siamo abituati a cose macchinose, in questo caso sono veramente troppo macchinose da settare, ma per il resto sono probabilmente le migliori Beretta sul mercato. Sicuramente per estetica sono veramente fantastiche, per quanto i loghi forse non siano al 100% realistici, in quanto sono un pochino customizzate e pompate da Secutor, sono state fatte veramente molto bene, e anche la customizzazione non è di quelle customizzazioni wacky o molto frivole e fuori contesto come ho visto fare, sono veramente al top e a me personalmente piacciono molto, e normalmente Beretta non mi piace. Se siete interessati a saperne di più potete controllare in descrizione, trovate i link di entrambe le pistole che potete andare ad acquistare in maniera comoda, semplice e sicura sul sito del Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza, perché purtroppo tutte queste armi non sono mie, anche se un giorno possiederò la più grande collezione di armi da software in tutta Italia, soprattutto se vi iscrivete, mettete la campanellina e mi venite a seguire su Instagram, questo è certo. Qui da Red è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che questo sabato sia più divertente e meno uggioso di questa giornata. Vi ricordo che oggi è sabato e sul link del Monopoly Software Shop che c'è in descrizione trovate 6 incredibili prodotti quasi in sottocosto, quindi volate, potreste trovare qualcosa che vi piace molto a un prezzo veramente ridicolo. Qui da Red è effettivamente tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con me e stay hungry!
Sai quanta gente ammazzano perché si lamenta del grip?